Grazie per essere presenti alla finale del circuito I Profumi del Marmo Golf Cup. La gara si è giocata con formula Stableford Handicap, tre categorie per i finalisti e tre categorie per amici e soci del circolo. Ricordiamo che i finalisti si sono qualificati in un circuito di 5 tappe che ha visto sede a Bello Sguardo, Pavoniere, Ugolino, Castelfalfi e Puntala. I premi sono gentilmente offerti da CSV SRL di Marina di Carrara, Profumi del Marmo, che ringraziamo. Bene, bravi. Al tavolo della premiazione la signora Sara Vannucci, titolare dell'azienda. E il dottor Fernando Damiani, presidente del Golf Club di Puntala. Buongiorno a tutti, io continuo a ripetere ogni giornata che l'estate a Puntala non finisce mai, continua. Siamo ormai a metà settembre, una giornata splendida, quindi spero che per chi è venuto anche come finalista abbia trovato delle condizioni veramente belle per giocare, perché il clima ora è proprio piacevole sotto tutti i punti di vista e chi ha accompagnato ha beneficiato ancora di una bella giornata di mare. Non voglio rubare spazio a questo intervento, ma voglio lasciare la parola alla signora Sara, perché credo che i premi di oggi meritino una spiegazione in più. Magari ci porterà nel mondo dei profumi, ci condurrà per qualche minuto nel mondo dei profumi. Io vi posso solamente dire che siamo nella fascia più alta della profumeria in generale, quindi vi dirà poi infatti dove si possono trovare, ma solo nelle profumerie più pregiate. E quindi questo a noi fa molto piacere, perché avere premi di eccellenza e premi di valore in una gara di golf fa senz'altro molto piacere. Quindi ci auguriamo che questa esperienza si ripeta. Peraltro abbiamo già parlato che in previsione dell'apertura del nostro hotel qui sul golf attingeremo proprio a questi prodotti, in modo tale che anche i giocatori e i turisti in generale potranno trovarli anche nella nostra clubhouse. E quindi io mi complimento con tutti e naturalmente un applauso ai vincitori che si porteranno a casa dei bei premi. Ma lascio la parola a chi ci spiega un po' di questa avventura nel profumo. Grazie Presidente. Vi faccio una breve presentazione dell'azienda. I Profumi del Marmo nascono a Carrara, ovviamente, città del marmo, e con tre fragranze, calacatta, statuario ed arabescato, ispirandoci a quello che poteva essere la prima statuario a Michelangelo. Il bianco è il bianco purissimo di Michelangelo, quindi una fragranza molto leggera, talcata, quasi idilliaca. Da lì poi abbiamo fatto le altre due fragranze, calacatta, che è quella che ho portato oggi per il vincitore del primo lordo. Dei primi lordi. E ho portato volutamente tutte queste fragranze uguali per far vedere la differenza che c'è tra un tappo e l'altro. Quindi il solito marmo, come può essere, ci può essere la sorpresa quando si va ad aprire la confezione. I sigilli sopra, quindi il marchio del prodotto, vengono coniati dall'antica zecca di Lucca, dal Collegio dei Monachieri Toscano, per ricordare tutta l'italianità e la toscanità di questo prodotto. Il primo premio assoluto è un profumo dedicato alla vita, un attimo di fanciullezza, un'eterna bugia, in collaborazione con la Fondazione Collodi. È una tiratura limitata di 199 pezzi, firmata da Francesco Siani, un artista del nostro territorio, comunque conosciuto anche a livello internazionale. Sono fragranze che fanno parte della profumeria di lusso di nicchia italiana, naso che le ha creati Arturetto Landi, uno dei più famosi nasi al mondo, ed è colui che ci ha portato a far parte del lusso. Sono distribuiti a livello internazionale e in Italia li troviamo, oltre che su internet, su piccole profumerie di nicchia, quindi specializzate nei prodotti. Sono tutti degli eau de parfum, 20% di essenza, c'è anche qualche estratto, e profumazioni molto persistenti, naturali, quindi prima di essere messi sul mercato hanno bisogno di 40 giorni di maturazione, non vengono filtrati e continuano la loro maturazione in boccetta. Sono delle fragranze molto molto persistenti. Portori è arrivato secondo
che è un marmo diciamo destinato però alla Liguria. È un marmo nero con delle leggere vene ambrate, quindi una fragranza molto particolare come il marmo che lo rappresenta. È un patchouli, un sandalo, e questa essenza è arrivata seconda su 200 profumi di lusso ed è stata definita dalla critica un tatuaggio, quindi ce ne sta oggi presente qualcuno e poi li assaggerete. Io passerei alla premiazione perché se parliamo di... Bene, orari, brava! Avete messo un grande applauso. Penso proprio, ecco, che avete percepito, ecco, l'importanza di questi premi, e quindi mi ha fatto piacere avere, insomma, per qualche minuto ha spiegato quella che è stata anche l'idea, ma che poi magari rimarrà qui a disposizione anche nel corso del buffet, peraltro offerto sempre dall'azienda, e quindi magari se qualcuno vuole ha qualche altra curiosità sarà a disposizione. Grazie. Iniziamo con l'assegnazione dei premi speciali, iniziando con il Nire Studepin femminile alla Buca 15, vinto con 96 cm da Maria Beatrice Fornari. Brava! Sono due giorni attivi e mi ha chiesto di dover ritirarglielo io. Vabbè, erano qui, ma devono andare via, sì. Nire Studepin maschile alla Buca 15 con 2,29 m, mister Valerio Pacini. Bravo Valerio. Grazie. Facciamo anche la foto. Questo è un... Perfetto, bravo. Shampoo solido. Driving contest femminile alla Buca 10, Camilla Bigagli. Brava. Brava Camilla. Camilla qui con lo sponsor. Perfetto, brava Camilla. Vai. Sì. Lascia la pelle molto morbida e vellutata. Prego. Ok. Driving contest maschile alla Buca 10, Michele Rinaldi. Bravo. Bene, il profumo l'avevi già vinto, quindi. Perfetto, bravo. Grazie a te. Passiamo alla premiazione della categoria soci e amici del circolo, iniziando con il primo signores, 35 punti, Dario Neri. Bravo Dario! Guardiamo cosa gli abbiamo dato. Un portoro, Io sono un apprezzatore, grazie infinite. Soprattutto sarà la signora. Perfetto, perfetto. Primo signore con 30 punti, Antonella Terranova. Brava! Perfetto, brava. Grazie, prego. Premiazione adesso della terza categoria, handicap di gioco da 25 a 36, secondo nel netto con 33 punti Franco Turri. Dovuto andare via. Via. E vincitore di terza categoria con 37 punti Gian Sergio Marchesi. Bravo, grande Marchesi, the best. Perfetto. Complimenti. Bravo Marchesi. Passiamo alla premiazione della seconda categoria, handicap di gioco da 17 a 24, secondo nel netto 36 punti Gino Faralli. Bravo Gino. Andato via. E primo netto di seconda categoria con 41 punti Fabio Rosso. Fabio Rosso che sta arrivando. Sta arrivando, mettiglielo da parte, sta arrivando. Aveva telefonato. Passiamo alla premiazione della prima categoria con handicap di gioco fino a 16, secondo netto Fabio Rossi 25 punti. Andato via, mettiamo io. Primo nel netto di prima categoria con 29 punti. Non ti dicono. Si classifica Giancarlo. Bravo Giancarlo, Ronciolani. Bravo. Bravo Giancarlo. Bravo Giancarlo. Bravo, si dicono, sì. Ecco. Bravo Giancarlo. Grazie mille. Bravo Gian. Primo nell'ordo con 22 punti Fran Lescure. Anche lui sta arrivando, mettiamolo da parte. Premiazione adesso dei finalisti del circuito I Profumi del Marmo 2021.
Iniziamo con il primo Signores, lo vince con 29 punti Roberto Parola. Bravo! Perfetto. Nella terza categoria con handicap di gioco da 25 a 36, secondo nel netto con 30 punti, Pierzante Berni. Bravo. Bravo. Grazie. Perfetto. Vince la terza categoria con 43 punti Matteo Lorenzetti. Bravo. Bravo. Complimenti. Perfetto. Premiazione adesso della seconda categoria con handicap di gioco da 17 a 24. Vediamo secondo classificato con 34 punti Camilla Bigagli. Brava. Camilla, la Camilla ritorna, qua un'altra foto, la Camilla. Foto. Brava Camilla, vai, profumo. Vince la seconda categoria con 37 punti Chiara Meoli. Brava Chiara. Perfetto, brava. Cambio di giappo. Arriva dopo. È vero, arriva prima ma è grazie. Passiamo alla premiazione della prima categoria con handicap di gioco fino a 16. Vediamo un secondo netto con 28 punti Francesco Carli. Bravo. Bravo. Perfetto, bravo. Quello famoso. Ok. Stasera poi mi dirai. Facciamo subito stasera. Vince il primo netto di prima categoria con 34 punti Valerio Pacini. Bravo Valerio. Trattoria da Santarino colpisce ancora. Grazie. Bravo Valerio. Grande Valerio, oggi Amplen. Oggi andrà bene. Questo direi, ecco, per chi vince il lordo è pregevole veramente l'opera. Vince il primo lordo con 23 punti Roberto Bongiovanni. Bravo. Bravo Roberto. Grazie. Vai Roberto. Complimenti. Questo è da smontare e poi mettere. Perfetto, bravo. Abbiamo adesso l'estrazione dei perfumi.